Allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono Salvatore Martorina, direttore operativo del Centro di Medicina Integrata CLIN, primo ambulatorio polispecialistico italiano specializzato nell'utilizzo dei cannabinoidi a scopo terapeutico. Oggi mi trovo in queste insolite veste di moderatore, intervistatore, perché ovviamente siamo qui per parlare di cannabis. In particolare, diciamo che questo sarà il primo di una serie di eventi tematici organizzati da CLIN nei prossimi mesi, grazie all'importante contributo dei nostri specialisti operanti in struttura. Nell'evento di oggi parleremo di cannabis da un punto di vista generico, impareremo a conoscere meglio appunto la cannabis terapeutica, andando oltre quelli che sono i soliti pregiudizi, e lo faremo in compagnia della dottoressa Stefania Fossati, direttore sanitario di CLIN specializzata in oncologia e psicoterapia. La dottoressa Florian Valentina, medico CLIN specializzata in nutrizione umana, e il dottor Marco Bertolotto, direttore del Centro di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e tra i fondatori del progetto CLIN. Grazie innanzitutto, diciamo, per la vostra partecipazione. Direi che possiamo partire subito con la prima domanda. Mi rivolgo alla inizierei con la dottoressa Florian. Dottoressa, ancora oggi, nonostante numerosi studi, ricerche scientifiche e testimonianze di vario genere, attorno alla cannabis aleggiano forti pregiudizi. Vogliamo spiegare in parole povere cos'è la cannabis medica e perché è così importante? Sì, certamente. Intanto buongiorno a tutti e sono molto contenta di essere qui con voi. Allora, intanto per cominciare è bene dire che quando si parla di cannabis parliamo di diverse tipologie di infiorescenza che possono essere utilizzate e che differiscono tra loro principalmente anche per il loro contenuto naturale di THC, che è il tetraidrocannabinolo, e il CBD, che è il cannabidiolo. Sono i due principi attivi più conosciuti e studiati appunto della cannabis. La caratteristica principale della cannabis light è che per essere definita tale non deve superare un contenuto di THC superiore allo 0,2%, così come ci dice la legge. Perché altrimenti sarebbe considerata appunto uno stupefacente, cosa che invece è per definizione la cannabis ad uso terapeutico. Inoltre, la cannabis light è diciamo distribuita in negozi specializzati, sia fisici che online, mentre la cannabis ad uso terapeutico è reperibile in farmacia. Questo, diciamo, è l'aspetto, sono gli aspetti principali che differenziano queste due tipologie di cannabis. È molto importante appunto differenziarle proprio perché la cannabis a uso terapeutico può avere una percentuale di THC che varia moltissimo, quindi può andare dallo 0,4%, l'1%, a anche una concentrazione molto maggiore, quindi un 20-22%, quindi avere effetti completamente differenti. Questa cannabis, cioè queste varie tipologie di cannabis, sono soggette appunto a prescrizione medica e quindi possono essere reperibili soltanto in farmacie ospedaliere oppure private, deputate appunto al trattamento della cannabis. Ovviamente anche l'effetto terapeutico è completamente differente, quindi proprio perché gli effetti del THC e del CBD sono molto variabili e di conseguenza con una cannabis terapeutica abbiamo la possibilità di agire a livello patologico anche in maniera decisamente differente rispetto a una cannabis light. Grazie, dottoressa, tutto chiaro. Mi rivolgo adesso al dottor Bertolotto. Il THC e il CBD, ovvero i cannabinoidi più conosciuti appunto della pianta, della cannabis, possono essere utilizzati in medicina in relazione a molte patologie. Quali sono nel dettaglio queste patologie? Buongiorno a tutti. Allora, diciamo che più che fare un elenco di singole patologie, divido tre grossi capitoli. Il capitolo delle malattie neurodegenerative, neurologiche neurodegenerative, il capitolo del dolore cronico e il capitolo dei tumori, quindi l'oncologia in generale. Le malattie neurodegenerative le conosciamo, l'Alzheimer, il Parkinson, poi ci sono forme di epilessia, alcune forme di epilessia farmacoresistenti, nell'autismo, nei tic neurologici, di spasmi neuromuscolari, quindi laddove c'è una patologia neurologica
la cannabis trova un suo razionale, ed è normale che sia così perché il sistema nervoso centrale è estremamente ricco di recettori per il THC, quindi per i recettori soprattutto il CB1. Poi ci sono malattie che sono legate, che scatenano il dolore cronico, e quindi tutte le malattie degenerative del sistema osteomuscolare, ma non solo, il dolore neuropatico, la fibromialgia, laddove c'è dolore cronico, lì dobbiamo pensare all'utilizzo della cannabis. Poi ho detto l'oncologia. L'oncologia ha un aspetto molto particolare perché da una parte la cannabis può essere utilizzata per controllare i sintomi che sono dovuti prevalentemente ai farmaci oncologici, no? Quindi nausea, vomito, giramento di testa, depressione, insonnia, inappetenza, tutta una serie di sintomi. Poi però la cannabis trova anche un suo razionale, siamo ancora in fase di studio, però cominciano ad esserci studi anche interessanti sull'uomo per quanto riguarda l'utilizzo della cannabis proprio come antitumorale. Su alcuni tumori già ci abbiamo studi interessanti. Poi c'è un altro capitolo tra questi tre che sono le malattie immunitarie, perché il sistema, la cannabis agisce come immunomodulatore, quindi interviene sul sistema immunitario, soprattutto con i recettori CB2. E poi il CBD ha tutta una serie di azioni che sono molto vaste, quindi diciamo che le patologie sono veramente tante, e rispetto a quello che sono le indicazioni oggi del Ministero si sta andando molto off-label, cioè in nuove patologie che non sono previste nel decreto ministeriale, proprio perché la ricerca è in continuo. Gli ultimi anni sono stati prodotti migliaia e migliaia di lavori scientifici sulle varie patologie. Grazie Marco. Approfitto anche per comunicare che molte di queste patologie che sono state menzionate saranno oggetto di approfondimento poi nei prossimi eventi tematici organizzati da CLIN. Per cui se ci sono delle domande che volete fare ai nostri medici in relazione appunto a delle patologie specifiche, è possibile utilizzare lo spazio dedicato ai commenti per porle appunto ai nostri medici, e poi nei prossimi giorni cercheremo insomma di rispondere alle varie richieste. Faccio un'altra domanda sempre al dottor Bertolotto. Perché allora, nonostante le evidenze, c'è ancora riluttanza da parte di alcuni medici nel supportare le terapie farmacologiche tradizionali con la cannabis terapeutica? Allora, intanto le evidenze. Proprio ieri guardavo su PubMed, siamo a oltre 26.000 lavori scientifici sulla cannabis, di cui in questi ultimi 10 anni c'è stato un aumento esponenziale, proprio vedi questa curva che sale, perché c'è un interesse molto forte, perché l'industria farmaceutica sta indirizzando tantissimo delle risorse che hanno, risorse economiche, verso lo studio di nuovi farmaci a base di cannabinoide. Basti pensare all'investimento che ha fatto Pfizer a fine dello scorso anno, nel 2021, a fine 2021, ha investito 6 miliardi e 700 mila dollari per acquistare un'azienda farmaceutica che studia appunto i cannabinoidi. Perché i medici sono resti? Intanto perché l'università non insegna ancora nulla su quello che è il sistema endocannabinoide e quelli che sono quindi i possibili farmaci a base di cannabinoidi, quindi il medico è totalmente digiuno, o ci si avvicina per un suo interesse personale o perché è spinto dai pazienti, o altrimenti non ha conoscenza di questo tema. E due, perché è ancora oggi un tema estremamente complesso, proprio perché non ci sono linee guida, non ci sono informatori che vengono a parlarti di che cos'è la cannabis, perché non si può per legge, e quindi il medico è lasciato solo e deve darsi da fare da solo, quindi è veramente, siamo ancora agli albori da questo punto di vista. Però io sono fiducioso, perché nel momento in cui l'industria farmaceutica sta entrando prepotentemente dentro questo capitolo, diventerà poi anche un mercato di farmaco, e quindi sicuramente avremo a disposizione farmaci, avremo a disposizione un mucchio di opportunità terapeutiche, e quindi anche poi gli altri medici arriveranno. Bene, grazie. Dottoressa Fossati, qualora invece un paziente volesse valutare la possibilità di seguire una terapia con cannabinoidi, quale strada dovrebbe intraprendere e chi può prescrivere appunto la cannabis?
Buongiorno, grazie di avermi invitato di essere qua. Ma mi ricollego innanzitutto a quello che stava dicendo il dottor Bertolotto, che senza saperlo mi ha in parte aiutato nel poi rispondere a questa domanda. Come diceva giustamente Marco, non esiste un vero percorso di formazione, quindi l'attitudine e la conoscenza del medico verso la cannabis è lasciata un po' al singolo. Diciamo che per legge può prescrivere cannabis qualunque medico abilitato alla professione, quindi laureato e abilitato alla professione. Questo fa sì che in teoria qualunque medico possa prescrivere, quindi possa preparare una ricetta galenica, quindi in qualche modo deve indicare nella ricetta come deve essere fatto il preparato alla farmacia e anche quale tipo di cannabis scegliere, perché come diceva prima Valentina Floria, esistono diversi tipi in commercio che noi come medici prescrittori possiamo utilizzare indicando al farmacista come vogliamo che venga fatto il prodotto. Quindi di fatto il medico prescrittore di fatto potrebbe essere un qualunque medico, ma spesso anche chi impara a fare la ricetta non si sente tanto di prescrivere. Alcuni medici di base si stanno un pochino avvicinando, ma per fare una buona ricetta ci vuole una buona conoscenza della patologia, dell'uso dei cannabinoidi e delle interazioni, come accennava prima Marco. Quindi diciamo che l'ideale è rivolgersi, qualora sia possibile, a dei centri che abbiano una competenza in quest'ambito, che utilizzino da tempo la cannabis, che la prescrivano. Perché, proprio come spiegavo prima, la cannabis viene ricettata con una ricetta galenica, quindi in qualche modo cosa vuol dire? Che noi diciamo, un po' come la ricetta della torta della nonna, come si fa il preparato e come può essere assunto. Esistono diversi modi di assunzione, diverse modalità di preparazione, diverse tipologie di cannabis, quindi diciamo che il lavoro diventa sempre più complesso. L'ideale quindi è rivolgersi a un centro o comunque a dei professionisti che abbiano nel loro bagaglio questa competenza possibilmente sviluppata in anni. Grazie dottoressa. Ritorno dalla dottoressa Florian. Allora, un aspetto molto importante per i pazienti quando si parla di farmaci sono sicuramente gli effetti collaterali, diciamo, associati al loro impiego. Nel caso dei cannabinoidi, però, gli effetti collaterali sembrerebbero essere quasi nulli. È corretto? Allora, nel senso che non si può dire che comunque la cannabis in quanto farmaco non possa avere effetti collaterali, nel senso che comunque ogni individuo può rispondere diversamente all'inizio di una terapia a base di cannabinoidi. Questo perché? Perché prima abbiamo menzionato appunto il THC e in base appunto al contenuto, specialmente di questo principio attivo, la cannabis può avere o meno alcuni effetti psicotropi, ad esempio, come per esempio portare a euforia, agitazione, ansia, oppure anche altri effetti più di tipo fisico, ad esempio aumentare il battito cardiaco, quindi la frequenza cardiaca, piuttosto che abbassare la pressione e avere comunque appunto questi effetti che effettivamente non sono particolarmente pericolosi per la vita del paziente, specialmente se all'inizio della somministrazione, ma che comunque possono portare anche delle perplessità da parte del paziente a portare avanti questo trattamento. Le accortezze da parte del medico prescrittore devono sicuramente essere quelle di rendere consapevole il paziente di quello che potrebbe capitare, perché quando una persona sa che questi effetti si possono verificare, anche se si verificano, sicuramente li affronta con maggior tranquillità. Spiegare che sono effetti dose dipendenti, quindi comunque decidere sulla base dell'esperienza personale di una persona, dell'età e di alcune caratteristiche o di patologie concomitanti, se iniziare con una cannabis a un basso contenuto di THC oppure a una cannabis con un contenuto maggiore dello stesso principio più attivo, perché sono tutti questi effetti sono dose dipendenti. Che cosa vuol dire? Che dipendono da quanto principio attivo si assume e in quante somministrazioni. Quindi specialmente quando si inizia una terapia è buona norma partire da una dose prudenziale, quindi da poche gocce o comunque da pochi milligrammi al giorno, per poi salire gradualmente, anche perché tutti i fastidi, tutti gli effetti collaterali che si possono manifestare comunque sono poi soggetti ad adattamento. Mano a mano che il paziente prende la cannabis, giorno dopo giorno si adatta sostanzialmente e quindi è molto probabile che questi effetti poi svaniscano nel tempo. Inoltre è sempre bene anche tenere presente
la concomitanza, ad esempio, dei due principi attivi, il THC e il CBD. Abbiamo capito che, insomma, il responsabile degli effetti collaterali è soprattutto il THC, e di conseguenza avere anche a disposizione il CBD nel tipo di infiorescenza che decidiamo di utilizzare ci aiuterà anche per modulare gli effetti collaterali del tetraidrocannabinolo. Quindi questi sono, diciamo, un po' gli accorgimenti. Non esistono, possiamo dire che adesso non esistono controindicazioni assolute all'impiego della cannabis, anche pazienti con patologie, ad esempio cardiache piuttosto che psichiatriche, però la presenza o meno del THC in questi pazienti va assolutamente valutata e calmierata da un medico che sia esperto nell'utilizzo di questo farmaco, perché comunque l'effetto più, diciamo, indesiderato e più pericoloso che possiamo ottenere è, diciamo, una slatentizzazione di alcuni sintomi psicotici, tanto è vero che in patologie come ad esempio la schizofrenia non è consigliabile l'utilizzo del THC. Però, a parte questi casi specifici, è un farmaco che tuttora è veramente molto maneggevole. Bene. Però, dottoressa, oltre agli effetti collaterali, nell'immaginario comune, che tende spesso ad associare l'uso ricreativo all'uso medico, la cannabis crea dipendenza, provoca danni cognitivi e psicotici. Dati alla mano, qual è invece la situazione con la cannabis terapeutica e quali sono le azioni adottate da voi medici per cercare di ridurre al minimo i rischi associati appunto al consumo? Sì, allora, precisazione da cui partire. L'obiettivo terapeutico ovviamente è completamente differente dall'obiettivo ludico. E un'altra cosa fondamentale da dire è che una cannabis, cioè delle infiorescenze che sono destinate ad uso terapeutico, farmacologico, hanno proprio una natura, un controllo anche dal seme al terreno di coltivazione, allo sviluppo e quant'altro, che è severamente normato. Proprio perché quello che intanto va detto è che sicuramente alcuni danni possono derivare dall'esposizione prolungata a principi attivi con azione psicotropa, ma soprattutto la cannabis ad uso, diciamo, ludico e comunque con provenienza dal mercato nero potrebbe essere un prodotto decisamente di qualità, anzi è sicuramente un prodotto di qualità peggiore per un accumulo di metalli pesanti, muffe, batteri, cioè non è sottoposta al controllo che invece una cannabis destinata all'uso terapeutico ha. E questo sicuramente per la salute dell'individuo che ne fa un uso cronico è un aspetto fondamentale. Secondariamente, appunto, lo scopo del medico è vero che è quello di migliorare la qualità di vita del paziente, ma sicuramente non è quello di renderlo, diciamo, di fargli perdere la lucidità. Di conseguenza l'esposizione al THC, che poi è quello che può dare un pochino più di dipendenza, perché è quello che va ad agire veramente sul recettore a livello del sistema nervoso centrale, è gestito in maniera completamente diversa, specialmente se si pensa di utilizzarlo in maniera cronica. Va anche detto che quando la persona che è davanti è un paziente, vuol dire che la persona che è davanti ha un problema che tu devi cercare di risolvere attraverso la terapia, e quindi si fa anche un calcolo rischio-beneficio. È già una condizione di partenza completamente differente. Devo dire però che nell'uso clinico situazioni di franca dipendenza non ne capitano, cioè non ne ho ancora viste io personalmente, e credo anche i miei colleghi possano poi aggiungere eventualmente qualcosa, anche perché assistiamo costantemente a pazienti che devono interrompere bruscamente la terapia anche per problemi di reperibilità, e non è che abbiamo l'immediato riscontro di crisi di astinenza anche per chi utilizza cannabis ad alto contenuto di THC. Quindi il mondo terapeutico è completamente differente da questo punto di vista. Bene, grazie. Chiariti, diciamo, alcuni aspetti legati ai possibili effetti collaterali, parliamo adesso di quello che è uno dei problemi più grandi a cui va incontro il paziente in cura con la cannabis terapeutica, che sarebbe appunto l'approvvigionamento della terapia. Mi rivolgo al dottor Bertolotto. Secondo gli ultimi dati, il fabbisogno di cannabis in Italia nel 2021 è stato di 3 tonnellate, ma sembrerebbe ne sia stata distribuita solo 1 tonnellata. Può spiegarci brevemente come funziona la produzione e la distribuzione della cannabis in Italia? Tanto già dalla domanda si capisce che c'è una sottostima di quello che è il fabbisogno, cioè a fronte di
3 tonnellate e ne viene autorizzata una tonnellata. E dico autorizzato perché? Perché la cannabis in Italia può essere venduta solamente se, parlo di cannabis terapeutico ovviamente, solamente se c'è un'autorizzazione da parte dell'Ufficio Centrale Stupefacenti all'importazione, perché il 90% della cannabis che noi diamo ai nostri pazienti è importata. Una minima parte invece, una percentuale più bassa, è prodotta dall'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze. E questa, la decisione di quanta cannabis importare ogni anno è decisa l'anno precedente dall'Ufficio Centrale Stupefacenti. E ciò nonostante il fabbisogno aumenti anno dopo anno, l'Ufficio Centrale continua a restringere il fabbisogno, non solo a motivazione, perché noi medici sappiamo, noi che siamo prescrittori, che seguiamo questi pazienti, lo conosciamo il fabbisogno, i pazienti stessi lo conoscono, ed è una cosa grave, guardate, perché il vero problema è che queste persone che si trovano senza terapia, che però hanno avuto un successo dalla terapia, un'efficacia dalla terapia, cosa fanno? Sono costretti a procurarsi una cannabis che non è più farmaceutica, che non è terapeutica, una cannabis prodotta non sappiamo come, quindi vanno o al mercato nero o vanno in autoproduzione, quindi commettono degli illeciti, cioè noi spingiamo questi pazienti a diventare delle persone, dei delinquenti, perché non potrebbero farlo, però se si vogliono curare lo devono fare. Quindi abbiamo creato pazienti di serie A e pazienti di serie B. Quelli di serie A hanno i farmaci, quelli di serie B, come quelli che usano cannabis, non hanno farmaci, ed è una questione quotidiana. In questo momento non abbiamo ad esempio il farmaco, il Bediol, sta mancando anche il Bedrocan, quindi mancano tutti i tipi di cannabis. Adesso è entrato in commercio da pochi giorni questo nuovo estratto che si chiama IT15%, che è un estratto di cannabis con una concentrazione titolata al 15% di THC. A breve spero ne usciranno altri, quindi con titolazioni anche qua standardizzate di CBD e di rapporti THC-CBD, che ci permetteranno di ovviare a questo problema, che è quello della mancanza del prodotto. Spero che si riesca, perché credete che è veramente, come posso dire, avvilente dover parlare con i tuoi pazienti che ti chiamano e ti dicono: dottore, non sono senza terapia, sto male, cosa posso fare? Perché bisogna anche sapere che la legge prevede che noi possiamo prescrivere la cannabis quando tutti gli altri farmaci sono risultati o inefficaci oppure hanno effetti collaterali tali per cui non possiamo darglieli. Allora, che cosa gli do a un paziente quando è rimasta l'unica possibilità la cannabis e la cannabis non c'è? Cosa gli posso dare? Non c'è altro che dirgli: soffri, devi sopportare, devi aspettare che passi questo momento. È veramente avvilente questa cosa. Effettivamente, diciamo che a dimostrazione di quanto detto dal dottor Bertolotto, infatti secondo un'inchiesta del Messaggero nel 2021 oltre il 44% delle prescrizioni della cannabis è rimasta in evasa, quindi ciò equivale a dire che molti pazienti sono rimasti senza terapie. Negli ultimi mesi, come già anticipato, sono stati adottati alcuni provvedimenti da parte delle autorità per provare a risolvere queste problematiche. Come diceva il dottore, appunto, gli estratti di cannabis sono disponibili, è disponibile in farmacia un nuovo estratto di cannabis che dovrebbe comunque aumentare le tipologie di materie prime disponibili in farmacia. È stato indotto un tavolo tecnico permanente sulla cannabis, si parla anche di accordi raggiunti per autorizzare soggetti pubblici e privati alla produzione, no? Quindi per cercare di soddisfare quello che è il fabbisogno nazionale. Ma dottor Bertolotto, queste misure basteranno a risolvere le attuali criticità di questo, del sistema cannabis Italia? Penso che non bastino. Intanto sono misure, va bene, ancora grazie che arrivino delle misure, saranno misure insufficienti. Tanto prima è stato istituito un tavolo tecnico al quale tavolo mancano i medici, cioè hanno fatto un tavolo dove hanno messo il ministero, hanno messo i pazienti, ma noi prescrittori, quindi quelli che conosciamo il problema, che siamo di fianco ai pazienti e quindi che conoscono tutte le problematiche relative ai rapporti con le farmacie, noi manchiamo. Quindi è un tavolo tecnico
lo chiamerei più un tavolo politico, perché mi sembra più un tavolo per dare, come posso dire, un contentino ai pazienti che si lamentano, ma con poca volontà di risolvere il problema, perché mancano attori importanti come sono i medici. Per quanto riguarda invece la decisione di introdurre altri tipi, aumentare la quantità di cannabis che deve essere importata, sicuramente va bene, ma come si diceva prima, quest'anno il 44% dei pazienti è rimasto senza terapia. Visto che abbiamo un aumento, e noi lo vediamo tutti i giorni nelle prenotazioni che abbiamo, di nuove visite di persone che vogliono accedere alla terapia con cannabis, o chi chiedono se per la loro patologia è idonea o meno la cannabis, sicuramente il prossimo anno, se andiamo avanti così, supererà il 60% il numero di pazienti che non avranno cannabis. Quindi benvengano le nuove importazioni, ma soprattutto benvenga questo nuovo prodotto che è appena arrivato e che a breve sicuramente ne arriveranno altri simili, per cui forse riusciremo a risolvere questo problema oramai annoso della mancanza di prodotto, e potremo, non so, uno è quello, la mancanza di prodotto, l'altro è il fatto che le farmacie avranno bisogno di essere meno specializzate nel diluire questi estratti, perché sono già preparati, e quindi anche la farmacia sotto casa potrà essere in grado di distribuire questo prodotto, e questo sarà un grosso vantaggio. Grazie dottore. Dottoressa Fossati, come diceva prima il dottor Bertolotto, molti pazienti rimangono senza terapia e sulla base poi di testimonianze o di interviste che vengono poi diffuse dai media, veniamo a conoscenza che spesso si rivolgono al mercato nero o ripongono le proprie speranze nell'autoproduzione. Può spiegarci brevemente le motivazioni per le quali l'autoproduzione non può rappresentare una soluzione al problema? Sì, certo. Ma allora mi rifaccio un po' a quello che dicevano i colleghi prima, prendo spunto già da quello detto. Sicuramente uno dei limiti più grossi dell'autoproduzione è che non si sa mai esattamente che cosa contengano le infiorescenze delle piante autocoltivate, nel senso che la cannabis che noi utilizziamo a livello terapeutico sono linee genetiche standardizzate di cui noi conosciamo un po' tutto, quindi c'è una composizione chimica molto precisa. Mentre nell'autoproduzione non si sa mai che cosa bene ci sia in quella pianta coltivata e quindi in quell'infiorescenza. Questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è di non minore importanza che la pianta, come la maggior parte poi degli estratti dei fitocomplessi, assorbe tutto ciò che trova nell'acqua e nell'aria e nel terreno di coltivazione. Quindi spesso ci possono essere una serie di contaminazioni da metalli pesanti, da funghi, da batteri, da tossine, di cui il paziente non è assolutamente consapevole. Questo è un problema che accomuna anche altri tipi di prodotti, come i funghi medicinali, che adesso sono molto diffusi in medicina come integratori. Cioè sono proprio sostanze che assorbono dal terreno, dall'acqua e dall'aria, e quindi questo può rivelarsi un grosso limite. L'altro aspetto che, come dicevo prima, proprio rispetto alle concentrazioni, quando noi tante volte parliamo col paziente che magari porta un'esperienza di beneficio con la cannabis autoprodotta, non sappiamo mai di che cosa stiamo parlando. Cioè, mentre nella cannabis terapeutica noi abbiamo presente di cosa stiamo parlando e quindi sappiamo nella cannabis che noi andiamo a scegliere quanta THC, quanto CBD c'è, che tipo di profilo terpenico ha quel tipo di cannabis, in una cannabis autoprodotta non sappiamo. E quindi diventa poi difficile poter capire anche come va la terapia. Bene. Dottoressa Fossati, un'ultima domanda prima di procedere con la conclusione. Il tema cannabis sta vivendo un vero e proprio boom in questo periodo. Quanto può essere utile divulgare le corrette informazioni, come stiamo provando a fare noi oggi, per provare a sbloccare una situazione stallo come quella italiana? Anche in questo caso credo che mi possa ricollegare un po' a quello che è stato detto. Da un lato credo che la giusta informazione, quindi già parlarne è importante, più riusciamo a parlarne bene e in maniera scientifica, e questo è importante per tanti motivi. Uno, perché cerchiamo finalmente di mettere una differenza fra quella che è la cannabis nell'immaginario collettivo, quindi una cannabis ludica, e invece una cannabis terapeutica, che ha degli effetti terapeutici, quindi farmacologici,
medici a tutti gli effetti. Più se ne parla, più sicuramente si diffonde un'informazione corretta, soprattutto se questa informazione viene fatta a livello scientifico, e si sensibilizza sia la popolazione da un lato che la politica dall'altro, o comunque tutti quegli organi e quelle strutture di riferimento che, come diceva il dottor Bertolotto, dovrebbero occuparsi da un lato dell'approvvigionamento dall'estero, che a oggi copre oltre il 90% del fabbisogno, o meglio del non fabbisogno, perché non è minimamente sufficiente, e comunque lavorare anche sulla possibilità che anche in Italia partano delle linee di produzione. L'altra cosa è che sicuramente più c'è un'informazione valida e scientifica, e più si potrà rendere anche, soprattutto gli estratti a cui faceva riferimento prima il dottor Bertolotto, che dovrebbero probabilmente essere anche più maneggevoli, soprattutto anche in farmacie, meno selezionate, meno esperte, e anche in questo caso, essendo estratti estremamente concentrati, riportarli a diluiti alle stesse concentrazioni di un prodotto che noi attualmente invece facciamo fare come galeniche, che quindi questo in qualche modo possa nel tempo andare a ridurre il fabbisogno, o comunque, insomma, o meglio, andare a ridurre la carenza cronica della cannabis, portandola magari anche ad un uso più diffuso e comunque consapevole, che è quello che noi ci auspichiamo sicuramente. Bene, grazie. Dunque, concludo soltanto dicendo a questo punto che mi pare di aver capito che per provare di accelerare un po' quello che è il processo di comprensione intorno al mondo della cannabis terapeutica occorre sicuramente dare priorità alle evidenze scientifiche, agli studi clinici e, nel caso specifico dell'Italia, arrivare quanto prima ad una revisione del quadro normativo di riferimento. Direi che con questo, diciamo, siamo giunti alla fine di questo primo incontro. Ringrazio i nostri medici, diciamo, per essere intervenuti oggi, ringrazio chi ci sta ascoltando, e vi do appuntamento al prossimo evento. Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi, vi invitiamo a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e su Instagram. Basta. A presto, allora, grazie a tutti. Arrivederci. Arrivederci.